siamo arrivati a quel momento che ci piace tanto stamattina. Abbiamo un ospite, con lui parleremo di questo nuovo album. Il 16 ottobre uscirà Bestemmio e Prego, che poi è l'album d'esordio di Massimo Bigi. E noi ce l'abbiamo al telefono. Buongiorno Massimo, benvenuto. Buongiorno Alessandra, a te e a tutti gli amici di Super Sound. Allora, Massimo Bigi nel 93 diventa direttore di produzione di Enrico Ruggeri. Io ripercorro un po' la tua storia e poi pochi anni dopo il suo tour manager. Nel frattempo pubblica anche due libri, quindi anche scrittore il nostro Massimo. Adesso invece arriva appunto il suo primo album, si chiama Bestemmio e Prego. E quello che ti chiedo, Massimo, subito, perché noi siamo curiosissimi da queste parti, come sei arrivato a questo album e perché solo adesso e perché questo titolo? Dunque, tante domande in una sola, sì. Questo è segno di grande professionismo, questa è una bellissima cosa. Dunque, io ho sempre suonato, quando sono arrivato a lavorare con Enrico, già suonavo e ho avuto vari gruppi. Poi ho prodotto anche delle cose autoprodotte. A me non è che sono arrivato così, è stata una scoperta così velocissima. Ci sono arrivato col tempo, ho sempre suonato la chitarra elettrica in gruppi che facevano rock and roll e ero praticamente quello che si occupava, il membro che si occupava prevalentemente delle questioni tecniche. Questo mi ha, diciamo, portato a fare prima il fonico e poi il direttore di produzione, e da qui la partenza con il tour di Enrico nel 93. E nel frattempo le cose le ho continuato sempre a scrivere. Poi ho finito il mio lavoro con Enrico, ho avuto altre esperienze nella vita e fatto altri lavori, e però mi sono sempre dilettato a scrivere testi e musiche. Non ti sei mai allontanato dalla musica definitivamente? Assolutamente, assolutamente no. Poi con Enrico è rimasto questo rapporto di amicizia profonda, e per cui ogni tanto, compatibilmente con gli impegni suoi e miei, quando era possibile ci incontravamo pure, e da lì partivano sempre i racconti: cosa stai facendo, cosa combini in questo momento, ma guarda, sto facendo. Poi una volta addirittura mi è arrivata una telefonata: ma come, ho saputo che fai dei CD autoprodotti, a me non mi fai sapere nulla. Certo. Dico, ma tu sei talmente dentro la cosa e io mi sento talmente ai margini che mi sembra pure irriverente in qualche modo. Ma che stai scherzando? No, voglio le tue cose, fammi sentire le tue cose. E da qui niente, Enrico ha cominciato ad interessarsi a quello che facevo. Poi l'anno scorso ho fatto una serie di brani che lui ha apprezzato moltissimo e mi ha detto, una sera mi ha chiamato, mi ha tenuto al telefono 40 minuti e praticamente ha fatto una recensione dei pezzi che aveva ascoltato. E mi ha detto: guarda, io sono molto molto interessato a quello che scrivi, vorrei darti una mano in qualche modo, per cui magari sentiamoci quando fai qualcosa di nuovo, in maniera che magari, chissà, posso anche contribuire a questo. Ecco, è nato tutto così. Ecco, bellissimo. È arrivato poi il momento in cui ho scritto altre cose e lui mi ha detto: vorrei sentirle. Ha sentito un brano, ha detto: Massimo, mi piace tantissimo, vieni su a Milano, faccio una piccola partecipazione in questa cosa, così magari ti do un po' di visibilità. Io l'ho raggiunta a Milano in uno studio di registrazione, lui ha iniziato a cantare questo brano e se l'ha ascoltato bene. Il giorno dopo ha detto: Massimo, io sono veramente affascinato da questa cosa, per cui ho deciso di produrre il tuo album. Che meraviglia! Con grande gioia da parte tua. Con grande gioia, però anche con grande senso di difficoltà, perché poi io, ecco, nella vita faccio altro e non credo nemmeno non credevo, perché poi alla fine piano piano mi ci hanno fatto credere, e questo mi ha aiutato Enrico e i suoi musicisti. Non credevo nemmeno di avere l'atteggiamento e il carisma giusto per affrontare un'esperienza simile.
Poi invece è partito il tutto, Enrico mi ha raggiunto dove abito, io abito in Campania e in Toscana. Ah, che bello! Attualmente in Toscana, ma io sono umbro del lago Trasimeno. Castiglione del Lago, trovo... sento l'accento. L'accento non l'hai perso, lo sentiamo. No, me lo tengo stretto. Certo, ci tengo... mancherebbe. Mi ha raggiunto, abbiamo lavorato insieme in campagna, quindi, certo. Esatto, e lì è stata un'esperienza bellissima perché mi sono ritrovato con Enrico nel giardino di casa, una chitarra, un foglio e una penna, e ce li passavamo perché quando lui doveva scrivere io dovevo tenere la chitarra, quando dovevo scrivere io prendeva la chitarra lui. E è stata un'esperienza bellissima, certo. Meravigliosa, guarda, io ti giuro, era una cosa che mi ha aperto oltre che il cuore, ma proprio la mente tantissima, perché poi Enrico con la penna in mano veramente ci credo. Ti fa volare. Certo. Poi è così che è arrivato anche questo singolo che stiamo per ascoltare, dove appunto c'è anche Enrico Ruggeri. Ce lo racconti brevemente, perché tu sai che alla radio il tempo è tiranno. Quindi raccontaci, presentaci questo pezzo. Allora, questo pezzo secondo me racchiude un po', pur nella sua brevità, racchiude un po' quella che è la nostra, diciamo, sensibilità e la nostra appartenenza ad un certo tipo di musica. Noi abbiamo ascoltato tantissimo gruppi stranieri, abbiamo ascoltato il punk, il rock and roll, sempre attenti, poi scriviamo in italiano, per cui tutto questo, secondo me, questo brano racchiude un po' queste esperienze. È un brano che parla del quotidiano, che chiaramente noi viviamo una quotidianità diversa, lui è metropolitano, io vivo in campagna, però alla fine comunque le giornate iniziano per tutti allo stesso modo, ossia con la voglia di viverle e di scoprire qualcosa di nuovo. Certo, ecco. Certo. E un po' il senso è questo. Il senso del brano. Che... sì, c'è anche traspare anche una certa difficoltà, perché come se fosse facile, perché poi comunque la vita non è soltanto, è anche pesante a volte, no? Però noi ci buttiamo, si inizia così, buttandoci avanti alla giornata, certo. Tuffandoci nel giorno che ci aspetta. E sperando che arrivino sempre cose migliori, dico io, aggiungo. Allora Massimo, io ti ringrazio tantissimo, ascoltiamo Come se fosse facile, Massimo Bigi, Enrico Ruggeri. Massimo, grazie e a presto, magari per il prossimo di dischi, va bene? Magari, un abbraccio a te Alessandra e a tutti gli ascoltatori di Super Sound. Grazie, buona giornata. Sono qui che aspetto che cambi il tempo, che arrivi pioggia e si alzi un po' di vento, a sfiorare tutto quello che ho e che non ho. Son qui che provo a guardarmi dentro, giù fino in fondo, e di capire il senso di tutti quei pensieri che ho e che non ho. Come se fosse facile, come se fosse facile uscire la mattina di casa, evitare ostacoli e prigioni, salutare, fare finta che va bene perché è quello che conviene. Come se fosse facile, come se fosse facile. Intorno a me non succede niente, intorno a me vedo solo gente diversa e così uguale a me come te. Intanto il tempo volta pagine, indispensabili ed inutili,
così fragile come me. Come se fosse facile, come se fosse facile uscire la mattina di casa, evitare ostacoli e prigioni, salutare e fare finta che va bene perché è quello che conviene. Facile, come se fosse facile, come se fosse facile.